c'è Eccoci qualcuno, tornati! c'è qualcuno che voglia assaggiare le patate! Ma chi sarà? Sarà l'alieno! Ah, non so! Pronto? Buonasera, buonasera, con chi parliamo? Simona! Oh, Claudia, sei tu, ciao! Prendi, mi fai mettere in contatto con il signor Manico, per favore? Signor Manico? Se ci dai il numero mio, che o mi dai il numero tuo o ci dai il mio, che o telefono io, mi telefono a lui. Va benissimo, cara Claudia, questa è una comunicazione di servizio che passiamo molto volentieri. Sì, ma chissà come saranno queste patate. No, guarda, le patate saranno senz'altro fantastiche. Io ora vado ad assaggiarle subito. Ma fai sto sacrificio. Faccio un sacrificio per voi spettatori, perché altrimenti non avrei mai assaggiate. Tu lo sai, vero Claudia? Io me li faccio domani. È un sacrificio. Domani me li faccio. Io allora, invece mi sacrifico adesso, vedi, va bene Claudia? Adesso mettiamo... No, domani li faccio a mio marito e, e alle mie nipoti, che le patate escono pazze. Hai visto quanti, che green che stiamo facendo questa sera? Un green... Per le altre cose, i chiedini con la verdura, la pelanzane. Hai visto tre Claudia? Minuti, fra stiamo tre facendo un green faremo vedere. Ad altissimi livelli, buonissime anche le patate, cara Claudia. Sì, sì, sì. Adesso complimenti, andiamo... signora Andrea, siete proprio bravo. Troppo bravo, buona, bravo. Signora, troppo buona. Adesso andiamo a preparare. Venite a Castrovillare con Timona. Se il sindaco ci invita. Se il sindaco ci invita. Se il sindaco ci invita. Aspettiamo formale invito, va bene? Vi ospito io. Ah, va bene. Con la signora, vi ospito io. Con la bandiera bianca. Con la signora pure, anche con la signora. E ringrazia la nostra troppo signora buona. Elda. Va bene, cara Claudia, io ti mando un grandissimo bacio e continuiamo con lo sformato di melanzane, va bene? Vedi? Mi raccomando a Cardenale. Ogni scherzo vale, qua tutto l'anno. Ti aspetto. Va bene, ciao Claudia, grazie mille, grazie. Signora, venite pure voi a Cardenale. Senz'altro, signora, saremo ospiti da voi. Ci mancherebbe, farebbe piacere. Troppo buona, signora. Magari porterò anche i bambini. Sei pronta ad accogliere un plotone? Sì, sì, sì. Va bene. Va bene. Ciao, ciao. A presto, ciao, signora. Vedi, abbiamo messo l'olio extravergine di oliva. Un attimino, signora, per cortesia, della cipolla tritata. Adesso sto tagliando il nostro radicchio. Pronto? Pronto, con chi parliamo? Pronto, buonasera signora Antonio. Buonasera a lei. Francesco da Vinto. Ah, buonasera Francesco. Francesco, buonasera, ben ciao, ritrovato. Simona, carissima. Ben ritrovato, caro Francesco da Vibo, come grazie, va? Grazie, grazie. Tutto bene? Una favola. Noi veramente stiamo procedendo con questo green meraviglioso, hai visto? Benissimo, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere che mi trovo abbastanza in gamba. Bravo il nostro Antonio, le patate sono buonissime, vi posso consigliare anche questo piatto. Vedi, adesso andiamo, un attimino Francesco, mettiamo, sì, prego, prego, mettiamo il radicchio della nostra cipolla e lo facciamo semplicemente appassire. Caro Francesco, fino ad ora hai capito tutti i passaggi, tutti i procedimenti, tutto a posto? E da quando avete incominciato che io mi sto seguendo. Oh, grazie caro Francesco. Grazie a tutti voi perché ci fate molta compagnia. Un pizzico di sale. Grazie caro Francesco. Troppo buono Francesco. Vi facciamo compagnia e soprattutto qua ricordiamo che si cucina anche tanto e bene. La un compagnia noi pepe. Ve la facciamo e speriamo di farvela ma a lungo. Ma la compagnia la fate no, voi a noi. Tantissimo. Ma grazie, qua grazie. C'è cucina e che cucina, vero? Oh, bravo molto, Francesco. Molto buono, molto buono. Molto caro bravo. Francesco, proverai a fare qualcuno dei nostri piatti? Assolutamente sì. No! Assolutamente sì. Eccolo qui. Benvenuto nel club. Bravo Francesco e benvenuto grazie, nello spirito Antonio. Masterchef. Bravo Francesco. Grazie Simone, grazie. Ti mandiamo un grosso abbraccio e ti aspettiamo presto, va bene? Tante belle cose Francesco. Oh, è caduto, va bene, io... pronto? Volevo salutare una carissima persona, è la nostra factotum, senza di lei non andremo avanti, dell'Avis di Vibo Valentia, la signora Wanda. Senza di lei la nostra associazione andrebbe
E la salutiamo tanto. Signora anche Wanda, noi. Com'è andata quella famosa cena sabato sera? No, oh, ci faccia sapere, ci chiami. Ci faccia sapere. Ci chiami, ci chiami. Un altro... Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, con chi parliamo? Buonasera. Buona... Sì, mi voglio complimentare col pittore. Oh, pittore. Oh, troppo buona signora. Che dipinge il mangiare. Troppo buona signora, mi fate arrossire. Io sono Sor Michela. Sor Michela, cara Sor Michela. Simona. Cara Sor Michela, che bella. Sei grande. Cara Sor Michela, lei è gentilissima, ha visto che bravi chef che di sera in sera si alternano qui. Il signor Antonio è bravissimo, è un pittore. Troppo buona. Cara Suor Michela, e se lo dice lei, zittiamo veramente tutti. No, è un pittore, signor Antonio. Complimenti e vada sempre avanti. Grazie. Che lei è grande. E Suor Michela, lei che se ne intende, dica una preghiera magari... Per noi. Volentieri. Queste cose che ho sentito fanno male. Ecco, Suor Michela, brava. Lei che ci... non si fanno queste cose. Chi li vuole guardare li guarda, chi non spegne passa altri programmi. Non si fa così. Quello... Poi detto da Suor Michela che dobbiamo aggiungere? Niente. Non aggiungiamo niente, Suor Michela. Simona, guarda... Chiediamo che si ravvedano questi che hanno buttato un pochino di zizzania, diciamo. Speriamo veramente che si ravvedano. Detto da lei, veramente, io penso che sia una grande lezione, che più grande di così una grande lezione non si può, Suor Michela. Di civiltà, d'amore e di vita. E chiedo scusa, perché sono dei programmi puliti. E più pulito di questi programmi di cucina non ce ne sono. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Suor Michela. No, sono molto puliti. Io vi auguro ogni bene, pregherò per voi, che vi dia tanta salute, pace, serenità e che questo programma vada avanti per tanti e tanti anni. Troppo buona. Grazie, cara Suor Michela, io le mando un bacio. Grazie. E a risentirla presto. Grazie, Suor Michela, ricambio. Grazie. A presto, Suor Michela. Un bacio, Suor Michela, grazie. Grazie mille, grazie. Siete sempre nelle mie preghiere. Grazie, cara Suor Michela. Ne abbiamo grazie bisogno, mille. Suor Michela. Una raccomandazione. Una raccomandazione sua. Ecco, sì, grazie, buonasera. Altrettanto. Grazie. Buonasera, vedi? Buonasera. Allora, spieghiamo tutto il procedimento. Ho messo una fettina di melanzana fritta nel nostro stampino, precedentemente oliato e passato il pan grattato. Adesso sto tagliando il nostro caciocavallo silano a quadrettini. Mi raccomando, usate caciocavallo silano. DOP, ricordatevi che è DOP. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Pronto? È pronto? Non è pronto, non è pronto. Vedi? Ah, ecco. Mettiamo del caciocavallo in fondo, tagliato a quadrettini. Ricordiamo MasterChef Green questa sera con il nostro Antonio Polverino. Ma parla Antonio, me le vuoi far mangiare queste patate? No, sì o no? Io volevo spiegare. Oh, spiega. Perché non... Forse non tutti sanno che abbiamo diversi tipi di vegetariani. Ah, bravo! Abbiamo i vegetariani vegan, cosiddetti vegan, che mangiano la roba che viene dagli animali, basta che non siano morti, dagli animali vivi, tipo il formaggio, il burro, bevono il latte, le uova. Poi abbiamo Pronto un attimino, signora, rimanga con noi. Poi abbiamo un'altra categoria, sono i vegetariani più stretti, che assolutamente non provano nulla di animale. Ah, hai visto? Vedi, adesso mettiamo il nostro pronto, radicchio sopra. Pronto, pronto signora, buonasera, pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Buonasera, sono Mariana della Reggio Calabria. Ah, ciao. Di dov'è Mariana? Di dov'è? Come stai? Grazie mille, bene. Mariana? Volevo... Mariana? Sì, Mariana? Sei rumena? Sì, bravo. Ci bravo. Facimo, bene? Ecco, ma... Bene. E poi mi dite che non devo andare dalla signora Elda. Ma tu come fai a conoscere il rumeno? Io sono poliglotta, Simone. Ma io non lo so, guarda, veramente, qua io mi sospettisco. Il rumeno. Mi sentite? Sì, sì dici Mariana, tutto, ti Mariana. Sentiamo. Un suggerimento quanto riguarda Spiedini. Gli Spiedini, sì.
Sì, ma noi facciamo Romania, si chiama